Ho visto che Di Maio ha proposto di chiamare l'OCSE. Già che ha il telefono in mano, per me può chiamare anche i caschi blu, la Croce Rossa, ma già che ha il telefono in mano dia un colpo di telefono anche alla Casaleggio e ai suoi amici che continuano a ripostare quelle schifezze, visto che alcuni di loro li tagga lui. Allora, andiamo con le parole di Renzi, no, andiamo a prescindere dalle Quello non è parole di un Renzi, che benvenuto. tanto c'era, no, non è benvenuto per Roberta Lombardi, Grazie. l'abbiamo annunciata, è il candidato del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Lazio. Lo ricorderete, è stata anche la prima portavoce del Movimento 5 Stelle in Parlamento, quindi proprio il debutto Sì. in Parlamento è stato insieme a Crimi. Per il Senato. Allora, Roberta Lombardi, io le chiedo subito di entrare nel vivo di questa questione delle fake news, sia come replica, a Renzi, sia poi con alcune cose oggettive che sono venute fuori dai giornali. Però, intanto, che cosa risponde, a Che il Renzi? tema delle fake news esiste, è vero, a me fanno anche molto paura i fake politicians, come questo signore che pensa di aprire la convention del suo partito, il PD, partendo dalle fake news e non dai problemi del paese, che tra l'altro in 3 anni di suo Vabbè, governo non era sono proprio aperta. peggiorati. Vabbè, Beh, non era diciamo che è aperta, è stato stato uno uno degli dei temi argomenti. principali. Penso che insomma, una persona che fa politica, che è contestualizzata al paese, ai problemi, insomma, avendo tra l'altro governato negli ultimi 3 anni, dovrebbe avere temi un pochettino più importanti e prioritari per i propri cittadini. Detto questo, il tema delle fake news è vero, esiste anche noi del Movimento 5 Stelle lo subiamo, esiste sia per quanto riguarda i social, quindi diciamo il mondo internet, sia per quanto riguarda il mondo dell'informazione tradizionale, media e giornali. Questo non deve dare assolutamente l'agio per andare a fare delle leggi bavaglio, ma andare a incentivare quello che è lo spirito critico delle persone, andare a capire che devi verificare la credibilità e l'attendibilità della fonte che ti dà quel tipo di notizia, perché si trova di tutto su internet e sui Come si fa giornali. però, come si fa a spingere le persone appunto a essere più attente, a sollecitare, soprattutto perché un movimento come il vostro invece, no, nella rete c'è tutto. Assolutamente, è un'operazione culturale che inizia dalla scuola, tra l'altro, e anche lì, se dobbiamo andare a dare delle colpe alla politica, gli ultimi provvedimenti sulla scuola non incentivano gli studenti, i ragazzi a coltivare lo spirito critico e a coltivare la voglia di non subire passivamente una notizia, ma andare a cercare un riscontro contro a quella notizia, che sia su un giornale o che sia su internet, e andare a verificare se c'è la possibilità che si stia cercando di carpire la loro buona fede. Le faccio un esempio sciocco, però per farle capire. Spesso e volentieri vediamo le pubblicità su internet e sui giornali che se compri un determinato integratore dopo 10 giorni hai perso 30 kg. Cioè, una persona ovviamente con un minimo di spirito critico dice vabbè, ma questa è una stupidaggine, ovvio che non può essere così. Oppure se gli viene una curiosità dice ma fammi vedere questo particolare Però questo diciamo è integratore già che fa. regolamentato, sono le pubblicità ingannevoli, Che no? però Su ci questo ci sono, sono, che però certo ci ci sono, sono e però è non. continuano a promettere. Noi abbiamo anche la politica ingannevole. E peccato che tra l'altro questo appunto il tema si ponga solo quando poi colpisce il politico di riferimento e non invece quella che può essere l'informazione generale che viene offerta ai cittadini e su cui poi si basa l'opinione politica delle persone. Sì, c'è una questione che riguarda, che è stata sollevata perché è stata sollevata da un articolo sul New York Times, BuzzFeed, e cioè il fatto che siano stati utilizzati gli stessi codici Google, quindi questa particolare cosa, gli stessi codici Google, sia per alcuni account, diciamo, della Lega che del Movimento 5 Stelle. Quindi, come se ci fosse una commistione, almeno in questo senso. A questo tipo di critiche, intanto se questo, diciamo, è un problema, se viene fuori questo, è un problema pensare che Movimento 5 Stelle e Lega abbiano qualcosa in comune sulla rete. Allora, il Movimento 5 Stelle e Lega non hanno niente in comune se non magari specifici temi su cui, o provvedimenti su cui abbiamo votato insieme alla Lega, come abbiamo votato in altre occasioni insieme agli altri partiti, sui singoli temi. Poi questo scoop del New York Times e di BuzzFeed è stato, diciamo, anche pilotato, o comunque scritto da una persona. Tale Stroppa, un ragazzo che ha collaborato con la società di Marco Carrai, che è il braccio destro di Renzi. Quindi anche qui, da chi viene Beh, era una delle l'informazione? fonti, cioè lei dice che il New York Times è manipolato dal PD.
Allora, a parte che abbiamo visto l'articolo di Beppe Severnini sul New York Times l'altra settimana dopo il viaggio di Di Maio a Washington, quindi evidentemente diciamo, una certa stampa italiana o comunque una certa influenza politica dell'informazione arriva anche su media che dovrebbero essere più indipendenti e più autorevoli. Detto questo, fa comunque riflettere il fatto che questi due media si basino su un'interpretazione che viene fornita non da un soggetto neutro che quindi giustamente fa il suo lavoro, ma da un soggetto che è legato alla forza politica PD perché è stato, non so se attualmente lo è, il collaboratore del braccio destro di Matteo Renzi, quel Marco Carrai che voleva mettere a capo della nostra intelligence e dei nostri servizi segreti. Fa un, come della dire, cyber security, della per cyber la verità, security, comunque, sì. Ma ci sono o no questi codici comuni tra questi siti, insomma questi account in realtà? Account comuni che non sono ufficiali. No, 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 allora, poi se una singola persona apre un account personale legando contenuti della Lega con contenuti del Movimento 5 Stelle, attiene alla singola persona. Però lei noi si come sente di dire che non ci sono siti ufficiali del Movimento 5 Stelle che hanno codici comuni? No, assolutamente no. I siti ufficiali del Movimento 5 Stelle sono il blog di Beppe Grillo, il blog delle Stelle e il sito parlamentari5stelle.it. Questi sono i siti ufficiali. Gli altri sono siti personali. Non manipolati dalla Casaleggio, moltiplicati, no, lei dice, va bene. Allora, io volevo chiederle naturalmente delle cose che riguardano anche Roma, non si può, lei è stata, diciamo, anche una voce critica anche interna al movimento, anche nei confronti di Virginia Raggi, poi avete fatto pace, vi trovate, ma insomma... C'è però un problema della gestione di Roma anche che si pone per la sua campagna elettorale? Allora, innanzitutto il discorso del fare pace con Virginia, non avendo litigato è difficile fare pace. C'è stato uno specifico episodio legato ad alcune nomine la cui opportunità ho contestato, poi i fatti mi hanno dato ragione, Virginia ha ammesso l'errore su quelle nomine e ha chiesto scusa, cosa che già insomma, è abbastanza raro come fenomeno all'interno della politica. Io sento spesso quando vado in giro per redazioni, radio, giornali parlare di questo cosiddetto effetto Raggi e l'effetto che potrebbe avere sulla campagna delle regionali. Io vedo da romana una città che sta ripartendo, una città con bandi pubblici sulle opere pubbliche che non danno più, non foraggiano più le aziende di Mafia Capitale, una città che comunque inizia ad investire anche sul futuro, perché io vorrei ricordare lo stadio della Roma e la Formula E che porteranno ovviamente un'occasione di promozione della città e anche di investimenti sul territorio, e Scroccopoli, una città che è scoperchia un sistema di edilizia residenziale pubblica che invece di essere dedicata a chi è meno fortunato e meno abbiente, in realtà invece tutela i furbetti. Questi sono dei passi che si stanno facendo, sono passi che verranno poi a completarsi in un cammino che durerà 5 anni. A fine dei 5 anni i cittadini diranno lei che non, cosa. Non però sono che... anche, mi scusi, sono prego, anche molto preoccupata dall'effetto Zingaretti invece come cittadina laziale, perché dopo 5 anni lì di presenza in regione e di guida della regione Lazio, il presidente uscente ci lascia una sanità devastata, delle liste d'attesa infinite, pronto soccorso in cui piove e vengono chiusi, truffe delle cliniche private ai danni dello Stato e della regione che non vigila, con fatturazioni che vengono riconosciute senza andare a vedere effettivamente se le prestazioni siano state erogate, e un'indagine, la seconda, su Mafia Capitale dove viene coinvolto l'ex presidente uscente. Quindi parliamo di entrambi gli effetti. Lei dice, cioè, naturalmente se si candida è ovvio che critica la gestione presente, però io devo naturalmente obiettarle che secondo la classifica del Sole 24 Ore Roma ha perso 11 posizioni rispetto alla classifica della qualità della vita, oggi adesso lo sto leggendo dalla cronaca di Roma del Corriere della Sera, e soprattutto quello però che non si vede è un cambiamento. Lei dice alcune cose si muovono, ma in realtà non si vede un cambio. Diciamo, sicuramente Roma non l'ha dissestata la giunta del Movimento 5 Stelle, no, che è arrivata ora, però segnali di un miglioramento vero poi non si vedono. Adesso io faccio l'esempio dell'ATAC, anche qui prendendolo dai giornali di
insomma, è un'emergenza, l'azienda municipalizzata più grande di tutte, si va a premi nonostante il dissesto e tutto, racconta sempre il Corriere della Sera che a Natale saranno distribuiti 3 milioni di premi ai manager, nonostante sia stato l'anno peggiore dell'ATAC, finito tra l'altro con i libri in tribunale. Com'è possibile? Questa non è una tipica cosa che con una gestione 5 stelle, insomma, qualcosa magari doveva avvenire. Beh, allora la gestione 5 stelle e anche non solo ATAC, 47 dirigenti su una cosa che già ha tantissime. Allora, la gestione 5 stelle del tema ATAC fa sì che per la prima volta il problema ATAC, perché è un problema, purtroppo è una municipalizzata che è diventata un buco nero per il debito e certo non maglia rosa per l'efficienza del servizio, sia stata affrontata nel suo insieme, quindi non si sia arrivati a fine anno e si sia visto qual era il buco che andata a rifinanziare, il Comune andava a rifinanziare e continuava tutto come prima, ma è partito un'operazione di riorganizzazione accompagnata attraverso un percorso in tribunale, attraverso la proposizione di un piano industriale credibile. I premi che vengono erogati, io adesso nello specifico non le so rispondere, però occupandomi di pubblica amministrazione so come funziona, sono premi legati a delle valutazioni, a degli obiettivi triennali che vengono dati. Sì, ma ammetterà che è stridente, da Romana ammetto che è assolutamente stridente. Io vi invito E che soprattutto non ci siano segnali di un'amministrazione appunto a Roma, ecco, che dia anche l'idea di un'emergenza. Però io voglio chiederle a proposito di questo, siccome in realtà si è aperto un tavolo tra Virginia Raggi e il governo, il ministro Calenda, sì. Lei crede che questo modo di collaborare sia una cosa importante che potrebbe continuare e anche nella regione, o invece rimane una, come dire, una linea di isolamento, diciamo così, del Movimento 5 Stelle anche rispetto a tutti gli altri organismi che non siano in capo ai 5 Stelle? Allora, noi siamo sempre stati per il principio di leale collaborazione fra le istituzioni indipendentemente dalla parte politica a cui appartengono, quindi non siamo solo che ovviamente contenti che ci sia una corresponsabilizzazione del governo su un tema come il rilancio di Roma Capitale. Poi però dobbiamo riscontrare anche invece una regione che è stata contro finora, tanto per parlare dei vari livelli di collaborazione, è stata contro sul piano rifiuti, è stata contro sull'acqua, è stata contro sugli investimenti per la mobilità, è stata contro l'edilizia residenziale pubblica, è stata contro la sanità, anche se poi i livelli di interlocuzione tra Comune e Regione lì sono diversi. Quindi l'importante invece è di avere delle istituzioni istituzioni che lavorino insieme verso lo stesso obiettivo. Quindi va bene il tavolo con Calenda? Va bene il tavolo con Calenda e andrà ancora meglio avere una Regione 5 Stelle che collabora con tutti i vari comuni. Calenda, ci sarà quello, sì, no, quello non lo sappiamo. Anche perché, purtroppo abbiamo pochissimo tempo, mi sarebbe piaciuto poter approfondire anche averla insomma anche con gli altri ospiti prima, però volevo chiederle a proposito di Ostia, è stato un banco di prova, insomma, comunque siete ha vinto poi centrodestra, però comunque siete avete vinto Ostia, volevo dire, però avete perso, questo era il mio lapsus, avete perso voti rispetto a quelli che aveva preso Virginia Raggi proprio a Ostia. Volevo chiederle se questo però invece non è un segnale negativo, è qualcosa oltre a un'astensione molto forte. Per il discorso dei voti, secondo me andrebbe anche visto un pochettino i momenti storici. Noi siamo partiti da elezioni del 2013 con una percentuale intorno al 18% Ostia, c'è stato il 2016 con le elezioni di Virginia una situazione obiettivamente molto favorevole al Movimento 5 Stelle, quindi un risultato ottimo che abbiamo avuto a Ostia, ma che probabilmente non era neanche in linea con le percentuali o l'adesione dei cittadini al nostro progetto politico, che viene anche dai risultati delle regioni siciliane, insomma, dalle nostre cose. Siamo però quindi cresciuti rispetto al 2013 e questo fa vedere che c'è un convincimento delle persone. Altro posto invece, altra questione, è il tema dell'astensionismo. Quello è un problema che riguarda tutte le forze politiche, perché è inutile. Ma forse voi prima non vi riguardava così tanto, se c'è un astensionismo che punisce anche 5 Stelle. E infatti noi dobbiamo andare a recuperare quelle persone, perché noi come nasciamo proprio per far rinnamorare i cittadini della politica. Quello c'è un po' di effetto Roma. Io penso che sia un problema generale di disaffezione dei confronti delle persone dalla politica. Per noi, a noi interessa di più andarli a recuperare.
Perché non avendo clientele ma volendo portare i cittadini a votare perché reimpegnarsi nella loro comunità, noi dobbiamo ancora lavorare con ancora più forza per riportarli al voto. Un'ultimissima cosa, il programma di Di Maio, lo ha detto anche quando è andato negli Stati Uniti, ha parlato di rivoluzione liberale, una parola un po' berlusconiana, sforare il deficit fino al 3% per spendere, fare tagli di tasse, non somiglia tanto a quello che è scritto nel libro di Renzi. Avanti. Non leggo libretti di questo genere. Però la convince questo programma. Allora, bisogna pensare che lo Stato deve tornare a fare lo Stato, quindi andare a investire in infrastrutture. Sforando. Andando in Europa e dicendo, signori, qui c'è uno Stato importante dell'Unione Europea che deve ripartire, accantonata la classe politica di questi ultimi anni, non credibile, noi non abbiamo la presunzione di dire che siamo meglio, più buoni, più virtuosi, sicuramente siamo più credibili perché in questi anni lo abbiamo dimostrato, e con questa nuova classe politica più credibile questi sono gli impegni che noi ci prendiamo e questi sono i margini che ci dovete offrire per rilanciare quello il margine. Beh, questo però effettivamente è esattamente la stessa parola di tutti, sbattere i pugni sul tavolo e 3%. E il fattore chiave è la credibilità. E lei, esatto, pensa che in Europa non sono più spaventati invece dal Movimento 5 Stelle? Assolutamente no, perché noi stiamo avendo molte interlocuzioni in questi anni con soggetti istituzionali non italiani e europei e rimangono piacevolmente stupiti dalla nostra serietà. Va bene, grazie.